Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph the Gamer e qui è French Dreams. Mangia il tarallo. Ragazzi, cioè io non so più che dire, non so più come fare nelle mie intro. Ormai sono diventati... Oh, ma che tra l'altro stavano pure ballare i nostri due mi... Blazi, guarda. È nella tua schermata, nella nostra no. Comunque si parte ragazzi, oggi... Ho un'idea particolare, perché il nostro obiettivo, e dico nostro perché mi riferisco a me e a Tuberanza, il nostro obiettivo sarà Blaziken. Tra l'altro vi faccio vedere una cosa interessante. Che cosa? Non ho capito. Sei tu l'obiettivo, Gianfra, sì, hai capito bene. Nella stessa parte, a sinistra, c'è il mio Mi e quello di Tube, e a destra da solo c'era quello di Gianfranco. Cioè, quindi era già tutto destinato, ma non è fatto apposta. Gianfra, tu che ne pensi del fatto che oggi ci accaniremo in maniera ovviamente scherzosa e simpatica e buona nei tuoi confronti? Ma scusa, come si fa ad accanirsi in maniera buona e simpatica verso una persona? Ma perché gli vogliamo bene alla fine, capito? 350 abitanti? Ma siete voi? Sì, Gianfra, siamo noi, no. Perché noi saremo il tuo incubo peggiore, capisci? Cioè, è fatto apposta. Vabbè. Ma sti due pezzi di abitanti, ma... Ci siamo confrontati prima del video, bro, abbiamo detto che scegliamo. Ci siamo detti, sì, scegliamo un abitante che è l'incubo di Blaziken. E allora da lì in poi è nato tutto. Ma me le fate dietro queste robe? Te le facciamo dietro in che senso, Gianfra? Ma raga, ma mi sono tirato la bomba da solo! Non è iniziato al top, comunque, fatelo dire. Sì, però ragazzi, sono così distante da voi, impegnatevi un po', forza. Ragazzi, ma io non sto... Giuseppe, vediamo un po' quanto distante riesce ad arrivare. A me non è arrivato proprio niente. Come non è arrivato niente? Eh no, mi sono protetto, brrra. Ah, va bene, brrra. Ma io ultimamente non so gioca più. Vabbè, Giuseppe, qua già c'è la scusa, Gianfra. Non mi ricordo l'ultima volta che... Aia. Sto facendo delle partite terribili. Madò, ma pure con Tribot, ma arrivo settimo, non solo online. Cazzo. Noi volevamo di arrivare terzo, invece no, lui, ragazzi, vuole arrivare direttamente settimo. E anche una bella ispirazione. Io, raga, ma siamo veramente distrutti oggi, ve lo dico. Anche perché, ragazzi, prima di iniziare a registrare, veramente abbiamo parlato un'ora di del nulla, cioè, capite? Allora, sì, un'ora di affari no. Guscio blu. No, chi me l'ha lanciato? Ragazzi, ma io sto facendo una gara che non ha senso, credo sia la mia peggiore gara in assoluto. Ma non ha senso quello che... Beh, Gianfra, non può essere peggio del solito, tranquillo. Ma io secondo me devo cominciare a cambiare setup, ragazzi, basta, lo devo cambiare. Ah, finalmente, Gianfra, l'hai capito dopo tre mesi. Ma Gianfra, fammi capire, ma che setup stai usando? Sempre quello di Link, giusto? Sempre quello là di Link. Ah, ho capito, allora non ti puoi lamentare se sei un fallimento, Ragazzi, questo è un nuovo meme. Un nuovo meme. Ma devo di pure io a te che devo Sì, fai così, Magno Totaral, Mirk. Com'è brutto detto così, è più bello Magno Totaral. Forse è stato un bene, mamma mia, bro, wow. Superato alla grande. Ma no, bro, ma non è vero, ma io ti ho lanciato il guscio verde e ti ho beccato. No, non m'hai preso. Ma sei il peggiore. Ma settimo, Gianfranco settimo. No, il peggiore è Gianfranco, ed è arrivato pure settimo. Ma voi vi siete accaniti tutti e due contro di me. Ma Gianfra, ma noi... abbiamo visto proprio. E lo stavo per dire. Accaniti, Gianfra, ma noi non... in gara ti abbiamo visto forse alla partenza. Cioè, ma poi sei scomparso totalmente. Sì, ma non è giusto, vi ha piazzati a voi due davanti a tutto alla partenza. A me perché terzo, scusatemi. Ho capito, che c'entra, Gianfra? Sei ma tu che ti devi tirare su. Cioè, che ti voglio dire? Vediamo. Però sto utilizzando un bel setup, mi garba, non è male. Ma io mi sono buttato giù da solo, vabbè dai, fatemi concentrare. Cioè, Frank è così disperato da colpirsi da solo, va bene. Ma io non ci credo. Ma io fa che per sbaglio... Ma c'hai attivo sbaglio, forse qualcosa? Un setup che non... Cioè, sono messo... Ma Gianfranco, il setup è sempre quello. No, però non è quello, io probabilmente usavo l'altro, mannaggia la miseria, dopo provo a cambiare. Perché non lo sopporta più sta macchina da un bel po'? Cioè, Gianfra, oh, ma lei ha una curiosità, no? Cos'è cambiato dalle scorse volte? Oh,
cambiato che prima mi facevo mangiare il tarallo. Ma quando? Gianfra? Ma quando mai? E mo mi faccio mangiare il guscio rosso. Ah, io non lo so. Gianfra, non mi hai beccato. Ma come no? No, mi sono protetto. Oh yeah. Allova, allova, yeah. Hai detto pazziatore. No. Allova, allova, yeah. Allora, ragazzuoli, io vorrei dire una cosa a discolpa di Blaziken. Come lo protegge? Bro, stiamo insieme a giocarci, siamo alleati. E non devi per forza discolparlo da qualunque cosa sempre. No, io lo voglio discolpare perché comunque... ultimamente ho visto che l'Ikea aveva messo le mani sbagliate in vendita, poi che le ritirate. Che zozzo, proprio, mamma mia. Ma oggi può essere sta stanco, mia. Sarà pure meno male che una volta problema. Eravamo alleati, oh, mamma mia. Vabbè, Gianfra, ho capito. Ma poi tu mi sei venuto a dire le cose strane. Magneto Taral, Giuseppe. No, Magneto Taral, Giuseppe. Magneto Taral, pazziato. Ragazzi, gentilmente, vi potete impegnare? Ah, wow, wow, ti è andata bene, mo ti sta andando bene. Prima non sei riuscito proprio a respirare, stavo sempre davanti. Guscio blu, 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 ma secondo me sta troppo. Vi conoscete la canzone? Ma raga, sto talmente lontano che mi dovete tirare, penso, l'infinito e oltre. E me lo state tirando l'infinito e oltre, bastardi, che non siete altro. Vai così, se Gian... Oh, che cosa mi ha beccato? Minchia, raga, Gianfra. Ma quanto ho votato? No, raga, nerfatemi, scusate. Nerfatemi. Cioè, fate... Nintendo, fai uscire un aggiornamento. Vai così, se... Vai ma... così, se... Vabbè, vabbè. Chi è arrivato primo nella... Hai avuto ma solo fortuna. Sì, sì. Hai ma avuto solo fortuna. Ma che fortuna, Giuseppe? Ma che stai giocando? Dai, allora, guarda, vabbò. E ho utilizzato solo il 5% del mio potere. È arrivato il momento di utilizzare il 10%. Vediamo come va a finire. Non esagerare, non andare oltre il 10 perché lo so. Essere... Vi potreste comunque, trovare questa corona mi sta proprio bene. Stavolta voglio esagerare. Partirò 15 secondi none, più tardi. No, usiamolo in un altro video. Va bene, va bene. Oh no, ma non mi dite che ho sbagliato di nuovo setup. Gianfra, non azzecchi un setup oggi, comunque. Ma non lo so. Vabbè, Gianfra. Giuseppe, comunque fai una cosa. Nei momenti quelli morti, metti la schermata su di me. Ma no. Oh, è caduto proprio giù. No, qua non si cade giù, scemo. Lo so, ma sei caduto giù nel senso a livello inferiore, oh yeah. Vai che so carico, va, pazziato. Sono carico, sì. Gianfranco mi guarda con quella banana in mano. È un po'. Non con lo quella, so. Scusa, eh. Con quella banana che? C'è una banana in mano, Gianfranco, e corre verso di me, quindi. È un attimino particolare come situazione. Allora, Gianfranco, ma io vorrei capire perché c'è quella banana in mano. Guarda che non è la sorella. No, io non ce l'ho la sorella. Non potete capire cosa è successo, però lasciamo stare. Gianfra, ti ho appena dato fuoco? Esatto. No, che ho appena buttato la banana. Poi subito ho buttato il guscio rosso. Il guscio rosso si è schiantato sulla banana che ho buttato così. Dovevo beccare Giuseppe. Gianfra, se volevi farla apposta non ci riuscivi, secondo me. Ma guarda sta piccia di me. No. Giuseppe, lascia stare che tu nel mio video l'hai chiamata cessa. Ce l'ho, qua mi ha fatto pure cadere. Se ne va di giù. No! E Joseph. Questo è il remix. E Joseph. Porco due, non ho preso il potere. Che brutto sto remix. E Joseph, mangiati il tarallo. E Joseph, mangialo. Oh yeah. Ottimo. Sti gusci rossi, ragazzuoli, vi giuro. Ve ne ficcherei 150 nel piatto. Giuseppe, ma state fermo con sto cuore. No, Maro, che sto facendo nella mia vita? Fermati. Wow, io mi sono colpito da solo. No, vabbò, io ho perso tutto. Così sei così confuso da colpirti da solo, Giuseppe. Wow, vabbò, mo sto dietro, ma mi scannano. Mi serve solo un. Ma mi scannano. No, è finita, ce l'ho perso ormai, sono ottavo. Ma no, mi scannano, è bellissima, dai, bro. Dai, devo recuperare almeno una posizione. Giuseppe, ti seguo da quando arrivavi primo a Mario Kart.
Bastardi, pallottolo Bill! Magneto Taral Gianfra! No, è arrivato davanti comunque. È arrivato sesto! Giuseppe, sei arrivato sesto! Magnatello tuo Taral! Sì, ma Mirko, guarda dove sta! Gianfra, ma sei comunque quarto! C'ero salito davanti a te! È incredibile, Marone. Ma come ha fatto Gianfranco a non ottenere i punti necessari per essere tra i primi tre? E quello è il problema. E ragazzi, ragazzi, prima gara, il setup sbagliato veramente, ma non c'è. La nuova scusa. Mangia il ta, il ta, basta! Vuoi capire che stai sciamendo tutti? Allora, mi serve un'altra gara. Se lo fai ancora ti devo mutare. Che Joseph finisce in culonia, così io arrivo secondo. Gianfrati, ci faccio andare a te. Gianfrati, aiuto io. No, cos'è? No, bro. Allora, se dopo la gara scandalosissima che ho fatto all'inizio arrivi secondo alla fine, abbandona Mario Kart. Te lo dico. Vai, Mirko, sta gara ce la giochiamo io e te, va. La giochiamo io e te sta gara, va. Ma state zitti, Gianfra. Era sbagliato. Questo è il vero setup. Questo menzognere di mestiere. Su, ragazzi, niente. Posso capire una cosa, ma perché il guscio rosso non va preso? C'aveva della protezione? No, nessuno dei due c'ha la protezione. E io qua, Gianfra! Gianfra, sei il peggiore. Ti ho beccato. Sei, poi dico che l'ho beccato. Con cosa l'hai beccato? Peggiore. Con la bomba. A bombazza. Arriva la bomba. Oh yeah. Oh yeah. Il grande tarallo. No, scusa, Gianfra. Scusa. Oh, comunque però sta facendo la vota bandiera. Però sei proprio un fallimento, Gianfra. Scusa se te lo dico. Scusami. Però. Ma chi è? Wow, sì, io assurdo. Vai così, sì. No, Giuseppe. Qua, Mirko. Sì. Mannaggia, quella morte infame. Ma te stai fermo. Oh. Questo si chiama Dracaris. Ragazzi, io non posso fare questa. In realtà, per gli amici, quello potrebbe essere il tarallo Magic. Ok, vai. Vai così, sì. Allora, vai così, Giuseppe. Vai così, vai così. Vai, vai, buona. Ti posso garantire che da qua dietro ti proteggerò io. Orco demonio. Grande, Mirko, grande. Grandissimo, bro. No, vai così, sì. Buono. Buono questo punto. A costo della mia stessa vita ti proteggerò, mio caro Blaziken. Grande. Grande. Io sono Lord Testicolo. No, ma che significa questa? Ok, ok. Aspetta, rallento e tiro il cucciolo San Joseph. Ah, che stupido. Cioè, ragazzi, io non posso giocare con sti elementi. Cioè, abbiate pazienza. Cioè, io sono arrivato quinto. Credo di aver doppiato quasi. No, io quitto. Cioè, io... Sì! Guarda Joseph, no, Wagyu, ma non è possibile! È Joseph, ma sono Lucky tu che mi batte le mani. Lucky tu che batte le mani. Allora, la cosa assurda è che io sono arrivato dietro un bot, ma Joseph è arrivato dietro di me, dietro un bot. Joseph, dietro a due bot. Ma come al solito vi alleate. Comunque Mirko, sei un traditore. Sei un vero traditore. Blazzi, ma come me la so giocata bene. Cioè, tu non puoi capire. Avevo il guscio rosso. Ho guardato dietro. Ho visto che mi stava arrivando Joseph. Ho lasciato l'acceleratore. Mi ha passato. Ho lasciato il guscio rosso. È imploso. Guscio turbo. E sono ripassato avanti. No. Cioè, ragazzi, questo è per farvi capire che noi eravamo partiti insieme. Io e Tuberanza contro Blaziken. È finita ancora una volta. Tuberanza e Blaziken contro Joseph. Cioè, ragazzi, io non so in che momento preciso è successo. Pensavi di esserti sentito prima con Mirko. Invece magari vi eravate sentiti ancora prima voi due. Pentiti e traditori che non siete altro. Ragazzi, che dire, anche stavolta me l'hanno fatta. Ma dalla prossima volta in poi basta scherzi. Non si scherza più. Sarò io contro
tutti, perché tanto ormai siamo in tre, siamo. Veramente, quindi... anche in questo episodio eri da solo contro tutti e non mi sembra non sia venita benissimo. Pentiti che non siete altro. Ragazzi, un bacione a tutti voi. Un bacione a tutti i Blazzi traditori. Iscrivetevi al mio canale, quello del loro canale, c'è il link del loro canale in descrizione. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao, zero titoli. Mind total, Gianfra.